questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia magenta. Per quanto riguarda il filato, vi dico già che iniziamo a utilizzare dei filati un po' meno pesanti, e infatti il filato che ho usato adesso si chiama Tempesta ed è della lana gatto ed è un misto di lana e di cotone. Sapete che mi piacciono questi misti che abbiano sia lana che cotone perché li trovo perfetti appunto per poter realizzare i nostri le nostre creazioni per fine inverno, inizio primavera. Quindi ho utilizzato questo, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 100 metri. Il colore che ho scelto io è questo qui, sarebbe il 3292, vabbè il codice, però è questo che ha queste fantastiche sfumature appunto del magenta. Io trovo che sia bellissimo. Voglio però farvi vedere gli altri due colori disponibili di questo filato, anche questi sempre fantastici. Abbiamo questo sfumato del azzurro e questo invece che ha delle tonalità con del, ve lo faccio vedere, marrone e del verde, quindi un colore un po' più elegante, mentre questo è perfetto per una maglia da utilizzare anche durante il giorno. Questo è perfetto sia per giorno che per la notte. Allora, per quanto riguarda invece il quantitativo, questa maglia è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi lavorando con l'uncinetto del 4,5, quindi per una taglia M vi occorrono io direi 500 grammi, perché scusate, 400 grammi, perché un gomitolo solo, essendo da 100 metri, ho paura che non sia abbastanza. Quindi per una taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L vi occorrono 500 grammi. La lavorazione, come potete vedere, mi riavvicino per farvela vedere, è abbastanza forata. Questo perché, come vi ho detto, è una delle creazioni che io voglio poter sfruttare anche in estate, come la sto indossando adesso, quindi con sotto un bel top e quindi con le maniche belle all'aperto, oppure con un lupetto, quindi da poter utilizzare anche in questo periodo ancora invernale. La lavorazione sono tre giri che vanno sempre ripetuti, sono tre giri veramente semplicissimi e che però diventano sei quando si parte a non lavorare più in tondo, ma in giri di andata e ritorno, mentre poi tornano ad essere tre giri quando si lavora con le maniche. La particolarità, oltre in questo fatto delle sfumature che ha questo filato, è anche nel collo, che come potete vedere è un collo un po' quadrato, quindi non il classico collo a barca né il collo a V, ma un collo un po' quadrato, e nel video tutorial naturalmente vi faccio vedere come si realizza. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea Tempesta, che è un mix di lana e cotone. Utilizzerò questo colore, che è un colore molto bello, io l'ho chiamato magenta, veramente molto sfizioso, e sul sito sono disponibili anche altri due colori, quindi un totale di tre colori per questo splendido filato. Lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e 4,5, e vi dico già che io qui vi farò vedere un piccolo campione dei tre giri che dovremo andare a fare. Nella lavorazione vera e propria io ho montato 90 catenelle, quindi il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 3, per questo ho montato 90 catenelle. Montate 90 catenelle, e vi dico che io le catenelle iniziali le ho montate con un uncinetto il numero 5 per averle un po' più morbide, ma dal primo giro poi sono passata a lavorare con il 4,5, ho lavorato sempre ed esclusivamente con il 4,5. Dicevo, ho montato 90 catenelle, che è un multiplo di 3, quindi mi raccomando, taglia M, andate a montare, visto che stiamo parlando soltanto di 3 motivi, di 3 catenelle, almeno 6 motivi. Per una taglia L andiamo a montare almeno 10 motivi in più rispetto a me, quindi mi raccomando, non fate solo uno o due motivi, perché a questo punto aumenterete soltanto di 3-6 catenelle e non va bene, quindi aumentate di qualche motivo in più, quindi io direi almeno 6, 5, 6 per una taglia M, 10, 11 per una taglia L. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, molto semplice, che consiste nel realizzare. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima catenella di base e vado a fare una maglia alta, 5 catenelle, 4 e 5, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle,
salto 2 catenelle, vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Dobbiamo andare a fare questo quindi per tutto il primo giro, quindi semplicissimo, nelle nostre 5 catenelle saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Siamo arrivati alla fine del giro. Per terminare il giro vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. E adesso possiamo iniziare a fare il nostro secondo giro. Rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle. Vado nell'archetto successivo, maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. Archetto successivo, maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. Archetto successivo, maglia bassa. Quindi vedete, i giri sono veramente semplicissimi. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro facendo sempre 2 catenelle. Prendiamo il filo, entriamo nella maglia bassa iniziale, andiamo a fare una maglia alta. E adesso dobbiamo andare a fare il nostro terzo e ultimo giro. Per realizzare il terzo e ultimo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dove abbiamo chiuso il giro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo, entro nella mia terza catenella e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Archetto successivo, sempre nella terza catenella, andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Archetto successivo, terza catenella e di nuovo 3 maglie alte. Una, due, tre. Ancora archetto successivo, terza catenella, 3 maglie alte. Una, due, tre. Bisogna fare quindi questo per tutto il nostro terzo giro. Ancora 3 maglie alte, sempre nella terza catenella. 3 maglie alte nella terza catenella, 2 e 3. Quindi vedete, sono 3 giri semplicissimi. Chiudiamo il terzo giro entrando nella terza catenella che qui aveva la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. A questo punto, per riprendere il primo giro, entriamo dentro il foro che abbiamo creato e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, andiamo tra gli archetti, tra i due gruppi di 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa e quindi continuiamo così per tutto il primo giro, sempre 5 catenelle, una maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte e si continua così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io vi faccio vedere com'è la lavorazione con il filato, la sto lavorando quindi la potete vedere, ecco qui. Non vi ho fatto vedere proprio con questo filato perché ha queste tonalità ogni tanto molto scure e non si vedeva bene, quindi ho preferito optare per farvi vedere il campione su un altro filato, però ecco come potete vedere la lavorazione viene in questa maniera, semplicissima, quindi 3 giri che vanno sempre ripetuti.
Dunque, io ho ripetuto i tre giri fino ad arrivare a ripeterli per 12 volte. Quindi ho ripetuto i tre giri 12 volte. E come lunghezza per me va bene per poter mettere i marcatori e iniziare a fare gli scalfi. Allora, per poter andare a mettere i marcatori, io sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte e ne ho un totale di 30. Quindi ne ho messo 15 dietro, 15 avanti. Mi raccomando, se ne avete un motivo in più o se è un dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti. A questo punto inizieremo a fare la stessa lavorazione però in giri di andata e ritorno e vi faccio vedere quindi come andare a fare. Il primo giro non cambia assolutamente perché io ho chiuso sempre il mio giro con la maglia bassa, quindi vado di nuovo all'interno e vado a fare una maglia bassa e quindi vado a fare sempre i miei 5 giri, le mie 5 catenelle e poi maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte. Quindi continuo normalmente il mio primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro secondo giro. Quindi sto per arrivare dove ho il mio secondo marcatore, vado sempre a fare le mie 5 catenelle e vado in mezzo alle due maglie, ai due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto, andiamo a fare una maglia bassa e poi normalmente 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo maglia bassa. Continuiamo quindi così per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come andare a fare col terzo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, vado nell'ultimo archetto a fare sempre mia maglia bassa. E poi vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Mi giro con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto l'archetto di 2 catenelle, entro direttamente nella terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi una, 2, 3. E adesso si continua normalmente andando sempre a fare il nostro gruppo di 5, di 3 maglie alte all'interno della terza catenella del gruppo di 5. Continuo così a fare per tutto il mio terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere come fare il quarto. In totale mi sono dimenticata di dirvi che i giri diventano 6. Quindi continuiamo e vi dirò alla fine come terminare il terzo giro e come iniziare il quarto. Sto per terminare il mio terzo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, prendo il filo, salto le 2 catenelle, quindi entro direttamente nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, che è questa qui, e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. E realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado tra il gruppo di 2 maglie alte e quello di 3 e vado a fare una maglia bassa e poi vado a lavorare normalmente 5 catenelle, una maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, 5 catenelle. E continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto giro. Sto per terminare anche il mio quarto giro. Ho fatto la maglia bassa tra il gruppo di 3 maglie alte e quello da 2. Vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quinto giro.
o vi alzate con una catenella, fate come me e andiamo direttamente a fare una maglia bassa all'interno sopra la maglia alta. E a questo punto normalmente andiamo a fare le nostre 5 catenelle. Saltiamo il gruppo di 2, entriamo nel gruppo di 3 catenelle nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuiamo così per tutto il nostro quinto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro sesto e ultimo giro. Sto per terminare anche il mio quinto giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare l'ultima, la penultima maglia bassa, vado a fare 5 catenelle e vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto ci giriamo, ups, scusatemi, ecco, ops, scusate, e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro, andando a realizzare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi direttamente andiamo nell'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Archetto successivo, entriamo nella terza catenella e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Continuo così quindi per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riandare a fare un attimo il primo giro, giusto per farvi vedere l'inizio, visto che abbiamo comunque una base diversa rispetto a quella che avevamo prima. Questi sono i 6 giri che comunque bisogna ripetere poi per tutta la lunghezza del nostro per fare lo scalfo. Allora, sto per terminare il mio sesto e ultimo giro. Ho fatto le 3 maglie alte, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta. Quindi abbiamo terminato così anche il sesto giro. Rigiriamo la lavorazione, vedete, eccoci qua, e andiamo a rifare il nostro primo giro. Quindi o vi alzate con una catenella o entrate dentro direttamente, andiamo a fare una maglia bassa e poi 5 catenelle e andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte a fare la maglia bassa, quindi veramente semplicissimo. Ora io continuerò a lavorare questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, ma vi dico già che io gli ultimi 3 giri, quindi gli ultimi 3 motivi, mettiamola così, non so se dei primi gli ultimi i primi 3 o gli ultimi 3 giri, però diciamo che in altezza gli ultimi giri andrò a lavorare in meno, quindi non andrò a lavorare da destra a sinistra, ma creerò delle micro spalline, quindi farò sempre il solito inizio e fine giro che stiamo facendo adesso. Però invece di andare a lavorare su tutta la lunghezza per creare uno scollo quadrato, andrò a lavorare soltanto, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sì, così va bene come collo squadrato. Quindi lavorerò soltanto su 5 gruppi e 5 gruppi per poter creare appunto delle micro spalline in modo tale da avere un collo quadrato, mentre dietro lavorerò per tutta la lunghezza, quindi mi verrà il collo quadrato solo sul davanti. Io naturalmente alla fine vi dirò quanti giri ho fatto, sia in totale sia poi soltanto per creare queste micro spalline. Presumo soltanto 3 giri, non di più, proprio perché devono essere piccoline. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare, dobbiamo lavorare sia avanti che dietro. Dietro vi ripeto, lavorerò per tutti i giri fatti sul davanti, però sempre da destra verso sinistra. Allora, come vi dicevo, io ho lavorato in totale 12 due volte i miei 6 motivi, quindi un totale di 12 giri e gli ultimi 3 giri sono andata a lavorarli soltanto sulle 5, vedete, 1 2 3 4 e 5 ho fatto la mia chiusura del giro, quindi giro così. Quindi ripeto, 12 giri totale, quindi ho ripetuto i miei 6 giri 2 volte, gli ultimi 3 giri sono andata a lavorare in questa maniera, soltanto su una parte. Dietro ho fatto la stessa cosa, solo che l'ultimo giro ho lavorato soltanto appunto sugli ultimi 5 archetti 1 2 3 4 e 5. Stessa cosa da quest'altra parte, qui ho iniziato a fare la manica per vedere un po' come veniva, in modo tale da aver avuto l'apertura del mio collo. Sembra piccolo, ma vedete si allarga tantissimo, quindi la mia testa ci entra benissimo. Però se voi avete volete, potete naturalmente fare il collo qui, fare qualche giro in più più piccolo, quindi invece di 3 ne fate tipo 5 o 6, in modo tale da avere lo scollo più largo. Questo se lo volete lo scollo largo, io non lo volevo larghissimo, volevo solo che fosse uno scollo a quadrato. Infatti, vedete, mi è venuto questo quadrato rettangolo, diciamo così. Detto ciò, quindi poi sono andata a cucire
le due spalline sia avanti da tutti e due i lati, e adesso possiamo andare a fare la lavorazione per le maniche. Per lavorare le maniche io lavorerò sempre col 4 e mezzo e lavorerò sempre con lo stesso filato e lavoreremo di nuovo a questo punto la lavorazione in tondo. Quindi andremo a fare, vi faccio solo vedere un po' come iniziare a lavorare, poi dovrò tagliare tutti questi fili. Quindi ci agganciamo sempre sotto e andiamo quindi ad agganciarci sotto e andare a fare la nostra maglia bassa iniziale. Faccio prima una catenella per agganciare bene il filo e poi maglia bassa e inizio a fare 5 catenelle, salto la maglia orizzontale, entro qui dove ho l'altra maglia orizzontale. Calcolate qui in questo caso voi quanto dovete fare la manica, se volete una manica larga o una manica stretta. Quindi in quel caso fate tanti archetti quanto pensate vi occorre per fare larga la vostra mano e la vostra manica. Io ne ho fatti un totale di 11, quindi ho fatto 11 archetti, appunto lavorando poi sempre i 3 giri, perché non volevo una manica troppo grande, quindi 11 archetti vanno benissimo. Se voi volete la manica un po' più larga, allora fatene 12. Nel caso sto parlando di una S, perché una M sicuramente deve andare a fare già da qui più giri. Io direi che una taglia M deve andare a fare almeno 2 volte, ripetere il motivo, quindi i nostri 6 giri, quindi 12 giri più altri 3, mentre per una taglia L sicuramente dovete andare a fare almeno 3 motivi, quindi ripetere i 6 giri per 3 volte e fare naturalmente poi gli ultimi 3, appunto, per poter aprire il vostro scollo. Quindi calcolate sempre un po' questo. Poi naturalmente io ho lavorato su 5 maglie, su 5 gruppi. Voi potete fare lo scollo più largo anche lavorando su 4, quindi fare lo scollo più largo. Decidete un po' voi appunto come giostrarvi qui. Ripeto, poi la lavorazione qui per le maniche è molto semplice, perché andiamo a ripetere di nuovo i 3 giri che abbiamo fatto all'inizio in tondo, soltanto che, come vi ho detto, io sono andata a fare 11 archetti e questa quindi è la mia manica. Però voi potete fare gli archetti, quindi io direi per una taglia M dovete fare almeno diciamo 13 archetti, per una taglia M sicuramente 15-16 archetti. Poi se volete la manica più larga la fate più larga, se volete fare stretta all'inizio e poi larga alla fine, magari io adesso devo continuare a lavorare la manica, magari se voglio la manica a campana, invece di lavorare col 4 e mezzo gli ultimi giri li vado a lavorare con il 5 in modo da allargare un po' la lavorazione, oppure farò un bordino. Devo ancora un po' decidere come fare la manica, in realtà deciderò verso la fine, però per adesso quindi si vanno a ripetere sempre questi 3 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Naturalmente io vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere questi 3 giri. Quindi siamo tornati, come vi dicevo, a lavorare in tondo come stavamo lavorando il corpo della nostra maglia. Allora, ho terminato la manica e io ho ripetuto i 3 giri per 13 volte, sia da questa parte che da quest'altra parte. Ho deciso, come al solito, di non fare alcun tipo di bordino, quindi adesso dovrò solo tagliare un po' i fili delle varie cuciture e la mia maglia sarà terminata.